Il Natale 2014, al videogiornale il messaggio augurale dell'arcivescovo di Agrigento, Francesco Montenegro. Potrebbe essere semplice fare gli auguri di Buon Natale, invece è un po' complicato. Ogni volta mi trovo in difficoltà a far arrivare a tutti gli auguri di Buon Natale, perché, e l'ho sempre detto in questi anni che sono ad Agrigento, purtroppo il Natale ha cambiato significato. E l'abbiamo fatto diventare la festa dei dolci, la festa delle visite, dei regali, dimenticando che il Natale c'è perché c'è un protagonista, che è Gesù, e tante volte è assente. Per cui dover dire Buon Natale, o come io dico, vero Natale, è dire a tutti: ricordiamoci che Gesù c'è. E non è un gioco il dire Gesù c'è, è una realtà che per il credente è importante, è significativa. Uno quando fa gli auguri vorrebbe e desidera per gli altri le cose più belle. E io desidero per voi di Agrigento, di questo territorio, le cose più belle, anche se so che non tutte si possono ottenere, tante volte non si riescono ad ottenere, tante volte ci vogliono tempi lunghi. Quello che desidero è che davvero in ogni famiglia ci possa essere pace. E nella famiglia ci sono bambini che devono crescere, ci sono giovani che guardano al futuro, ci sono genitori che tante volte sono senza speranze, ci sono anziani che non sanno più da che parte stare perché si sentono esclusi dalla società, ci sono dei malati che devono sopportare delle croci che tante volte sono pesanti. E allora dire a loro a Buon Natale è dire: anche per voi Gesù c'è. E Gesù è venuto a portare luce, è venuto a portare forza, e questo ci permette di dire che anche nelle situazioni più difficili Dio è con noi. Per chi crede questa è la notizia più grande, e io vorrei che per tutti diventasse la notizia più grande. Per i non credenti, non solo che questa sia la giornata della bontà, ma partendo da questa giornata che tutti ci impegniamo ad essere più buoni. E poi per Agrigento, per questo territorio, mi viene da dire: il Natale è Gesù che viene a dire: ma non vi accorgete che il mondo è invecchiato troppo e bisogna dare una spinta, bisogna dare una scossa? Ecco, allora dico a questo territorio: scuotiamoci un po'. Il problema non è che gli altri facciano le cose per noi, ma, come ho ripetuto spesso, che ognuno di noi faccia la sua parte. Chi sta nei palazzi faccia la sua parte, la Chiesa faccia la sua parte, ma anche il semplice cittadino faccia la sua parte. Ecco, Dio è venuto a dirci che noi siamo grandi, siamo importanti e che nessuna vita vale più delle altre. Allora guardiamoci con questi occhi, guardiamoci noi agrigentini, e quando dico agrigentini del territorio, con gli occhi di chi sa aver davanti una persona che come te è importante, se non altro è importante per Dio. E guardiamo anche gli altri che sono diversi da noi, pensa agli immigrati, pensa a quei poveri che circolano per le strade. La loro vita è importante quanto è importante la nostra, rispettiamoli, e se sapremo dare rispetto, ci accorgeremo che ci rispetteremo più tra noi e rispetteremo anche più l'ambiente. E in questo Natale due sofferenze. Le sofferenze sono tante, ma io mi permetto di sottolinearne due. Una la sapete, lo vado ripetendo: la storia di questo centro storico e la storia di questa cattedrale. È la storia di Agrigento. Se Natale significa ricominciamo, vorrei invitare chi è nel mondo della politica, chi è nelle diverse istituzioni, di ricominciare ma sul serio, che ognuno faccia la propria parte, perché la morte del centro storico e della cattedrale significherà l'addormentamento di Agrigento, perché questa è la storia e questo è il cuore di Agrigento. E l'altra pena che porto nel cuore è quelle notizie sul CUPA. Si chiuderà l'università, non si chiuderà, io ci sto, io non ci sto. Ma pensiamo che avere un'università e una città e avere cultura significa che più di 3.000 giovani hanno la possibilità di studiare e di guardare al futuro. Se si chiude, tanti di questi ragazzi non avranno la possibilità di andare a Palermo e molte famiglie non si potranno permettere il lusso. E che significherà per Agrigento anche questo? Ecco, se davvero presso il presepe possiamo mettere queste,
questi doni straordinari, una città che vuol risorgere, è un'università che non deve morire e tutti siamo impegnati perché questi doni restino davanti a quel bambino, credo che davvero dirci vero Natale e buon Natale avrà un significato. Se chiudiamo gli occhi pensando che ciò che interessa è soltanto ciò che io ho, questo è essere perdenti. Ma non perderò soltanto io se penso così, ma per colpa mia perderanno anche gli altri. Io porto sempre l'esempio e concludo dei fili accesi all'albero di Natale. Sono piccole lampadinette insignificanti, ma messe insieme diventano belle. Basta che una di quelle si spegne e tutto il filo che si spegne. Allora facciamo in modo che tutte le lampadinette si accendano. E allora poi potremmo dire davvero, ma com'è bella Agrigento. E come vi ho chiesto nel giorno dell'Immacolata, non coniughiamo i tempi al passato, ma ricordiamoci che nella grammatica ci sono i tempi dei verbi al futuro. Non Agrigento è stata, ma Agrigento è e sarà. Buon Natale a tutti e un augurio e un abbraccio a tutti quanti, credenti e permettetemi anche non credenti. Sono un amico che vorrebbe far sentire a tutti il suo affetto e la gioia di essere insieme.